Ciao ragazzi, bentornati con le ricette dell'amore vero. Io sono Claudia Enni e oggi prepareremo insieme un dolce golosissimo e facilissimo da preparare. Sto parlando della torta pannistelle, una torta davvero deliziosa che non ha bisogno di cottura. Andiamo insieme a vedere gli ingredienti che occorrono per prepararla. Occorrono 250 g di biscotti pandistelle, 45 g di gelatina in polvere oppure 4 g di colla di pesce, 100 g di burro, 100 g di cioccolato al latte, 350 g di yogurt greco, 2 cucchiai di scaglie di cioccolato fondente, un pacchettino di stelle di zucchero ed infine 7 biscotti pandistelle per decorare. Ora andiamo subito a preparare la torta pandistelle. Per prima cosa fondiamo il burro. Io utilizzo il microonde. Poi prendiamo i biscotti e li frulliamo con un mixer fino a ridurli in polvere. Versiamo poi nella ciotola con i biscotti in polvere il burro fuso e mescoliamo tutto con l'aiuto di un cucchiaio. Fino a comporre un impasto umido e omogeneo. Foderiamo poi una tortiera a cerniera con della carta forno, sia ai lati che al fondo. E versiamo al suo interno l'impasto bricioloso e umido che abbiamo preparato prima. Compattiamo poi l'impasto con una spatola fino a formare una base omogenea e ben solida. Facciamo riposare la base della nostra torta in frigorifero per circa mezz'ora per farlo compattare. A questo punto sciogliamo il cioccolato al latte, a bagnomaria o al microonde. Dopodiché prendiamo una ciotola capiente e versiamo al suo interno lo yogurt greco e il cioccolato fuso. E amalgamiamo bene con l'aiuto di una spatola. Incorporiamo infine la nostra gelatina in polvere. Mescoliamo. Prendiamo poi la base della nostra torta che si è raffreddata e versiamo al suo interno tutto il ripieno. Livelliamo quindi per bene tutta la superficie. Poniamo la torta in frigorifero per circa 3 ore. Prendiamo ora un coltello e tagliamo perfettamente a metà tutti i biscotti decorativi. Togliamo la torta dal frigo, sganciamola dalla sua cerniera ed eliminiamo la carta forno. Ora decoriamo il contorno della torta con i biscotti tagliati a metà precedentemente. Thank you.
abbiamo decorato il contorno, ci occupiamo della superficie. Prendiamo le scaglie di cioccolato fondente e le cospargiamo per tutta la superficie della torta. Facciamo poi la stessa cosa anche con le stelle di zucchero. Ed ecco pronta la nostra torta pan di stelle. Ragazzi, è davvero golosissima, come avete potuto vedere, è anche facilissima da preparare. Non ci vuole veramente niente, bastano pochi gesti e pochissimi ingredienti. Spero tanto che questa videoricetta vi sia piaciuta. Se sì, mettete un bel pollice in su, condividete la ricetta con tutti i vostri amici e soprattutto iscrivetevi al mio canale per non perdere tutte le videoricette. Mi raccomando ragazzi, provate questa videoricetta, non ve ne pentirete sicuramente. Vi ricordo che potete seguirmi anche su www.lericettedellamorevero.com per essere aggiornati sempre sugli articoli di alimentazione, sulle video ricette e ricette e anche su tutte le cose che fanno bene per i bambini, per gli animali e anche per la cura del corpo e del benessere. Mi raccomando, andate a dare un'occhiata anche lì. Io vi ringrazio sempre per il vostro affetto e vi aspetto alla prossima video ricetta. Ciao a tutti!